l'iPhone trading, quale scenario attuale e quale opportunità in futuro? L'iPhone trading va inquadrato in un concetto più ampio di trading in mobilità, cioè tutto il canale del mobile, quindi la possibilità di fare trading dal telefono, chiaramente include anche l'iPhone trading. Quindi partirei da qua. Fare trading in mobilità è un'esigenza che hanno tutte le persone che non fanno trading per mestiere, quindi chiunque può avere l'esigenza di poter chiudere una posizione oppure visualizzare i propri investimenti durante le loro giornate, a prescindere dal fatto che siano o meno davanti a un PC. Noi come Fineco siamo presenti sul mobile da sei anni ormai, chiaramente con l'iPhone si è aperto un nuovo scenario. Col mobile si poteva già fare quello che si fa oggi con l'iPhone, ma in maniera molto più confusionaria, molto meno chiara. L'iPhone ha permesso, è anche molto meno divertente, perché usare il mobile come i siti mobile sono molto difficili da usare perché lo schermo è piccolo, mentre invece con l'iPhone si è introdotto un nuovo concetto di navigazione, sono state introdotte le applicazioni grazie alle quali si riesce ad avere un'usabilità pressoché perfetta, alle volte meglio ancora dei siti web, e che noi abbiamo subito intuito e cavalcato. Abbiamo quindi prodotto un'applicazione Fineco per iPhone di cui siamo veramente contenti. Contenti i clienti soprattutto. E proprio su questa nuova applicazione volevo chiederti di parlarci un attimo, illustrarci questa nuova applicazione che proprio in questi giorni dell'IT Forum avete presentato qui a Rimini. Sì, esatto. Allora, abbiamo presentato a Rimini, abbiamo fatto un ultimo rilascio proprio una settimana fa, il 13 maggio per la precisione, abbiamo rilasciato l'ultima versione per iPhone, in cui abbiamo introdotto la funzionalità di fondi in portafoglio, quindi la possibilità di vedere anche i fondi che prima non c'era nella versione precedente, la possibilità anche di ricaricare le carte ricaricabili, e poi abbiamo fatto anche degli aggiustamenti sempre riguardo all'usabilità della parte trading. L'applicazione era già molto completa, abbiamo fatto un primo rilascio a fine 2010, a dicembre, in cui c'era già la possibilità di fare trading su tutti i principali mercati mondiali, azionari, futures, forex, la possibilità di utilizzare anche funzioni come bonifico, maxi prelievo, ricaricare il telefono, insomma tutte le funzioni principali del sito le abbiamo replicate sull'iPhone con un design molto accattivante, molto apprezzato dai nostri clienti e di cui siamo molto contenti. Abbiamo riscontrato un interesse altissimo, ancora più alto di quelle che erano le nostre aspettative. Abbiamo avuto quasi 50.000 download dell'applicazione e abbiamo un numero di eseguiti molto alto per quanto riguarda la parte trading, abbiamo circa 1.000 eseguiti al giorno fatti solo tramite iPhone, e abbiamo anche un buon livello di recensioni che è un'altra trovata di Apple, che permette ai clienti che scaricano l'applicazione di recensirla. Noi siamo attenti anche a questo per carpire segnalazioni e anche come indice di gradimento. Noi abbiamo in questo momento 4.5 stelle, non so, per chi conosce l'iPhone è un livello altissimo, il massimo è 5, noi con quest'ultima release abbiamo 4.5 stelle di gradimento. Grazie.